Salve, oggi vi voglio proporre un video un po' diverso dal solito. Non è il solito video didattico di approfondimento su un argomento specifico. Questo video ha più lo scopo di introduzione o meglio addirittura di trailer. Quindi questo è un video che serve a preparare, quindi a fare hype, a creare hype per un mio probabile futuro video, che andrà a approfondire l'argomento. L'argomento è quello dei metamateriali, che sono un tipo di materiali, realizzati artificialmente, che sono micro o nanostrutturati, quindi che presentano delle strutture artificiali su scala micrometrica o nanometrica. Quindi l'obiettivo di questo video è quello appunto di valutare l'impressione che questo argomento può avere su di voi, quindi l'interesse che può suscitare, perché io me ne sto occupando, cioè sto cercando di approfondirlo, però devo capire fino a che punto, fino a che livello di approfondimento voglio arrivare. E quindi avere un vostro feedback su una vostra valutazione, sul vostro interesse sull'argomento mi farebbe comodo per sapere appunto fin dove posso spingermi. Ma ovviamente se non sapete nulla dell'argomento, il trailer serve a questo, no? Serve appunto a introdurre l'argomento. Quindi anche se non andrò molto nel dettaglio, nel tecnico, vi fornirò solo alcune idee, alcuni concetti di massima, di carattere generale. I metamateriali sono, come ho detto, materiali nano-microstrutturati, quindi non sono materiali artificiali. C'è tutto un settore della ricerca scientifica e anche tecnologica che si occupa di questo argomento e che è in funzione, diciamo, è in attività da alcuni decenni e si stanno raggiungendo delle performance molto elevate. L'obiettivo è quello di sostanzialmente controllare il comportamento della luce in modo attivo. Esistono anche materiali, metamateriali per l'acustica, quindi che operano sulle onde sonore o acustiche anziché su quelle luminose, sulla luce, però mi interessa soprattutto l'applicazione alla luce, quindi metamateriali per l'ottica o per la fotonica. Ora, io non sono un esperto di ottica o di fotonica, però conosco l'elettromagnetismo, conosco le proprietà elettromagnetiche, ottiche dei materiali, quindi è da un po' che me ne interesso e ultimamente mi sono messo un po' a approfondire alcuni recenti studi, alcune recenti applicazioni. Quindi per fornirvi un po' una panoramica, questo sarà un video molto breve, come ho scoperto l'argomento dei metamateriali? Nella maniera più eclatante e clamorosa possibile, per l'applicazione a un eventuale mantello dell'invisibilità, una invisibility cloak o invisibility shield, diciamo così. Quindi questa applicazione fantascientifica. Neanche tanto perché ora stanno riuscendo più o meno a realizzarla, questo obiettivo, stanno riuscendo a realizzarlo. Ebbene, il concetto consiste nel rendere un oggetto invisibile circondandolo con un materiale, con una sorta di copertura, con uno schermo, che ha l'effetto di far scorrere la luce come se fosse un flusso, immaginate il flusso di un fiume o del mare, attraverso un ostacolo. L'analogia che si fa è quella, per esempio, di uno scoglio. Nel mare, che viene investito dalle onde, ma le onde hanno una lunghezza d'onda maggiore della dimensione dello scoglio, per cui queste tendono a richiudersi, per così dire, a riformarsi in coda allo scoglio, quindi lontano da esso, in modo tale che un osservatore che si trovi a valle o in coda a questo scoglio non lo vede, non lo percepisce perché le onde hanno riformato il loro fronte compatto, oppure un sasso nel fiume. Se il sasso è sufficientemente grande, diciamo che, oppure piccolo rispetto a certe caratteristiche, lunghezze caratteristiche del flusso, diciamo che il flusso rimane ininterrotto, sostanzialmente scorre attraverso l'ostacolo, intorno all'ostacolo e poi si richiude dietro di esso. Quindi l'invisibilità ottenuta in questo modo consiste in questo, nel piegare la luce intorno a un oggetto. Ed è così che sono venuto a conoscenza dei metamateriali, perché per realizzare questo effetto, banalmente, non si possono usare i materiali comuni, naturali, che hanno un effetto di piegare la luce, ma non quella di farla curvare intorno a un oggetto, no? Quindi sono stati realizzati una serie di strutture micrometriche o nanometriche che riescono a piegare la luce intorno a un oggetto. E ora stanno riuscendo effettivamente a realizzare questo obiettivo. Quindi questa era la prima cosa che ha attratto me, quindi mi ha portato a approfondire l'argomento. E forse anche quello che potrebbe interessare più a voi è un'applicazione quasi fantascientifica e straordinaria. Ora, perché mi affascina anche dal punto di vista scientifico, quindi non solo in questa prospettiva di realizzare un mantello dell'invisibilità, mi affascina perché riguarda l'elettromagnetismo
e la sua manipolazione, quindi la manipolazione dei campi elettromagnetici attiva, quindi come dire, con un controllo attivo dei campi elettromagnetici. Mi affascina perché impiega materiali nanostrutturati, quindi sono materiali che hanno proprietà micrometriche o nanometriche, perché devono avere una lunghezza caratteristica tipica di quella della lunghezza d'onda della luce. E quindi se vogliamo operare nella luce visibile, le lunghezze sono quelle, centinaia di nanometri o micrometri. Si parla appunto di manipolazione della luce, questo ovviamente è come dire, una conquista notevole. Il fatto di poter manipolare la luce, la sua propagazione, cambiarne le proprietà attivamente è qualcosa di che non è stato mai raggiunto prima. Quindi questo è un grado di controllo, in un certo senso, sulla natura, sui fenomeni fisici, senza precedenti. Poi ho già detto che si può raggiungere l'invisibilità con questo sistema, qualora questo non fosse un motivo sufficiente. Ci sono diversi argomenti che possono essere approfonditi. Alcuni argomenti sono legati semplicemente alle proprietà ottiche o elettromagnetiche dei materiali, in particolare per l'applicazione alla costruzione di uno schermo di invisibilità occorre avere un indice di rifrazione negativo. L'indice di rifrazione è una proprietà fisica dei materiali che determina il modo in cui la luce si propaga attraverso di essi e dice anche quanto la luce rallenta attraversandoli. Ora, tutti i materiali esistenti in natura hanno un indice di rifrazione positivo. Per ottenere la invisibilità occorre un indice di rifrazione negativo e questo si può ottenere solo creando delle nanostrutture sostanzialmente che agiscano attivamente sulla luce. Quindi questo è il primo argomento fisico, se vogliamo. C'è un'altra applicazione che è quella dei materiali con indice di rifrazione quasi zero, near zero. E questo comporta tutto un altro tipo di fenomeni all'interno del materiale per quanto riguarda la configurazione dei campi elettromagnetici, perché un indice di rifrazione zero in principio non serve a far propagare le onde elettromagnetiche, però questo conferisce delle proprietà particolari al materiale. Poi ci sono i metamateriali iperbolici che hanno un indice di rifrazione anisotropo, quindi è positivo in un verso e negativo in un altro. Se vi ricordate qualcosa a proposito del mio video sulla geometria iperbolica, vi ricorderà qualcosa. La geometria iperbolica ha due curvature principali, una positiva e una negativa. I metamateriali iperbolici hanno un indice di rifrazione positivo e uno negativo in due direzioni perpendicolari e questo fornisce delle proprietà eccezionali. Per esempio, una proprietà che devo ancora approfondire è quella della densità di stati elettromagnetici, di modi elettromagnetici. La densità di stati nei metamateriali iperbolici può aumentare, può raggiungere dei livelli che quasi divergono in determinate regioni, che ricorda anche un po' il comportamento di quei modelli del piano iperbolico dove c'era una divergenza o comunque un addensamento dello spazio presso i suoi bordi. Si comportano in una certa maniera simile, quindi anche l'applicazione dei metamateriali iperbolici è qualcosa di molto recente, ci sono degli interessanti studi che poi magari vi discuterò. Le trasformazioni del piano e dello spazio, o meglio, le proprietà del piano e dello spazio per ottenere dei comportamenti non banali, non semplici della luce. Come vi accennavo, vi anticipavo la possibilità di deviare la luce, il cammino della luce intorno a un oggetto, è una delle proprietà. Altre sono quelle di cambiare la fase dell'onda, variando la velocità di fase della luce attraverso il materiale. Queste trasformazioni del piano e dello spazio si possono fare teoricamente ricorrendo allo strumento delle trasformazioni conformi, che sono come dire, una branca della analisi complessa. Quindi si può schematizzare i campi elettromagnetici come delle funzioni nel piano complesso e realizzando opportune trasformazioni conformi del piano si possono realizzare queste strutture bidimensionali o tridimensionali che sono appunto hanno queste proprietà elettromagnetiche non banali. Quindi queste sono alcune delle principali applicazioni. Vi fornisco anche già un'idea che mi ero fatto a proposito di un possibile oggetto che si possa realizzare manipolando appunto le proprietà elettromagnetiche ottiche della luce, quello di una sfera costituita da dei gusci sferici concentrici di materiali con indice di rifrazione diverso, crescente andando dall'esterno verso il centro.
Man mano che aumenta l'indice di rifrazione, aumenta la curvatura dei raggi luminosi all'interno, quindi al passaggio tra uno strato e l'altro. Quindi, configurando questo oggetto in una maniera opportuna, sarebbe possibile in teoria fare in modo che qualunque raggio luminoso che colpisca questa sfera venga deviato in modo tale da raggiungere il centro, creando naturalmente dei cammini che sono circolari, magari a forma di spirale o di archi di cerchio, all'interno del volume della sfera, a causa delle continue deflessioni del raggio di luce mentre passa attraverso strati con indice di rifrazione crescente. E questo avrebbe l'effetto di creare una sfera che è completamente opaca alla luce, sarebbe nera, nonostante il materiale di cui è fatta sono strati concentrici di materiali tipo vetrosi, ma con indice di rifrazione crescente, singolarmente non sono neri, ma sono trasparenti, però messi in quella particolare configurazione creerebbero una sorta di buco nero, una sfera completamente nera alla luce. Questa è un'idea che mi è venuta in mente e credo che si possa realizzare anche in modo abbastanza semplice, non so se qualcuno ci abbia già tentato, ci abbia già provato. Comunque questa era solo un'idea, era solo un video per fornirvi a grandi linee quello che è l'argomento dei metamateriali, le applicazioni per vari scopi pratici, le possibilità che offrono. Le possibilità tecnologiche, diciamo, di sviluppi tecnologici sono infinite e già ora si stanno studiando un sacco di applicazioni. Quindi questo è l'argomento che vorrei portarvi. Come ho detto, lo sto approfondendo, sto studiando un certo numero di argomenti, insomma, di articoli recenti e quindi ve lo vorrei portare prossimamente, se non tra una settimana, forse tra una decina di giorni o due settimane. Quindi questo è quanto. Se vi interessa l'argomento, magari fatemelo sapere. E altrimenti ci sentiamo al prossimo video. Arrivederci.